E adesso da Madrid ci spostiamo in Lussemburgo, dove incontriamo l'amica Daniela Maniscalco, curatrice del RIM Junior, il fratellino minore del rapporto Italiani nel Mondo, che è stato presentato qualche giorno fa nell'ambito del Festival della Migrazione, che abbiamo seguito proprio con il Patrimonio TG. Andiamo ad ascoltare Daniela, che ci racconta un po' questa edizione del 2020. Sono Daniela Maniscalco, autrice dei testi del RIM Junior. Il RIM Junior 2020 di quest'anno è dedicato agli stereotipi e ai pregiudizi. È capitato a tutti noi di utilizzare uno stereotipo come una sorta di mappa virtuale della realtà. Per esempio, quando pensiamo che gli inglesi sanno tutti cucinare male o che gli svizzeri sono tutti puntuali, insomma, sono delle cartine virtuali che abbiamo nella nostra mente, una sorta di categorizzazione della realtà per orientarci in modo veloce. Dovremmo però essere in grado di abbandonare queste cartine virtuali e di analizzare meglio la realtà in tutte le sue ricche sfumature, anche perché passare dallo stereotipo al pregiudizio e di lì alla discriminazione, il passo è breve. I nostri nonni e bisnonni ricordano ancora con tristezza quando in Germania, Lussemburgo e Svizzera, davanti all'ingresso di bar e ristoranti, pendevano vistosi cartelloni con scritto «Vietato l'ingresso agli italiani». In Svizzera, i figli dei nostri connazionali furono pesantemente discriminati quando non potevano, per vari motivi, andare a scuola come tutti gli altri bambini, e dovevano passare intere giornate nascosti in soffitta per interi anni senza poter parlare per paura di essere scoperti e allontanati dalle loro famiglie. Per passare poi a discriminazioni ben più gravi che hanno prodotto risultati ben più drammatici, come per esempio i nostri connazionali nel 1891 a New Orleans, che furono linciati da una massa di gente inferocita perché colpevoli praticamente di essere italiani, o anche come Sacco e Vanzetti, che furono giustiziati sulla sedia elettrica e discriminati semplicemente per il fatto di appartenere alla nazione italiana, nonostante durante il loro processo erano emerse tantissime prove che provavano la loro innocenza. Insomma, dallo stereotipo al pregiudizio, alla discriminazione, addirittura al genocidio, purtroppo la strada è tutta in discesa. E bisogna sapere anche che gli stereotipi colpiscono tutti, nessuno escluso, quindi stereotipi e pregiudizi veramente colpiscono ogni categoria, ma tendono soprattutto a colpire le categorie più svantaggiate. Nel RIM Junior 2020 abbiamo fatto un po' il giro del mondo parlando di stereotipi e pregiudizi che colpiscono un po' tutti i popoli. Abbiamo raccontato barzellette, abbiamo parlato di cibi razzisti e come sempre abbiamo seguito le avventure dei nostri connazionali in giro per il mondo e raccontato tutte le volte che furono vittime di stereotipi e pregiudizi, ma anche come questi sono stati superati, anzi brillantemente ribaltati. Il RIM Junior 2020 si propone di fornire ai giovani, ma non solo, una sorta di cassetta degli attrezzi da utilizzare per analizzare e poi smontare e sconfiggere gli stereotipi.